I sindacati pistoiesi sono soddisfatti dell'incontro avuto ieri a Roma con i vertici di Itaci e Ansaldobreda, durante il quale si è discusso del trasferimento della società ferroviaria al gruppo giapponese e delle opportunità positive che scaturiranno dall'unione di queste due importanti aziende. Il contenuto dell'incontro è stato illustrato stamani prima in un'assemblea all'interno della fabbrica pistoiese e poi in una conferenza stampa davanti ai cancelli della stessa. Ieri abbiamo incontrato a Roma Alistair Dormer, l'amministratore delegato mondiale di Hitachi Rail, insieme a dei direttori del personale e all'amministratore delegato Ansaldobreda Manfellotto, che oltretutto è stato riconfermato anche come amministratore delegato con Hitachi. È stata un'ampia panoramica di quello che vorrà fare Hitachi e ci hanno spiegato perché hanno acquisito Ansaldobreda e Ansaldo SDS. Loro vedono uno sviluppo del settore trasporti sia a livello europeo che a livello mondiale, hanno completato il suo pacchetto del portafoglio ordini non avendo commesse doppioni prevedono una stabilizzazione degli stabilimenti con degli investimenti in modo e maniera da rendere sempre più ogni stabilimento a livello nazionale competitivo per lo sviluppo mondiale delle commesse. Il successivo è già in programma, il 24 di settembre, e lì bisogna in tutte le maniere, per quanto ci riguarda, avere delle notizie in più legate al piano industriale e legate a tutto quello che riguarda il mondo che Hitachi vorrà fare e creare in Italia. Una dichiarazione di intenti molto generica, ma di fatto purtroppo non conosciamo i carichi di lavoro, non conosciamo i piani degli investimenti che si vogliono fare, e rispetto a questo naturalmente noi diamo una lettura ancora un capellino più attenta, più ferma, perché comunque prima noi vogliamo conoscere queste cose.